Secondo video della serata, sono tornato a Milano da Torino, quindi ho avuto il tempo nell'oscurità dell'autostrada Milano-Torino, poco popolata ma altamente portatrice di profitti, perché il solo viaggio Milano-Torino costa 17,50 euro a tratta, quindi c'è stata anche questa ulteriore mazzata, come se non avessimo già abbastanza. E nel crepuscolo della mitotomi ho un po' cercato di lasciarmi trasportare nella presa male generale, da riflessioni sul cosa devo aspettarmi, cosa possiamo fare per questo Milan, quali possono essere le soluzioni, ci sono delle soluzioni, la stagione sta andando a rotoli, sì, no? La verità è che forse l'elemento che mi scombina di più è che non lo so, allo stato attuale delle cose manca poco, quindi tra poco ogni dubbio sarà tolto. Però banalmente, nell'ipotesi, per quanto poco probabile, di un ribaltamento del risultato del derby, una situazione attuale di oggettivo disagio, di oggettiva delusione, di oggettivo fallimento sportivo, in dubbio, perché Milan, possiamo raccontarcela come vogliamo, ripeto, non era d'obbligo conquistare la seconda stella, né rivincere il campionato, però che il Milan lottasse fino a fine per vincerlo, ce lo aspettavamo tutti, ha fatto più del dovuto di quello che aspettavamo, che speravamo in Champions nella quale, vediamoci, il girone in cui siamo passati non era oggettivamente dei più complicati, però l'abbiamo passato. E poi invece abbiamo fatto due belle partite, cioè il vero Milan di Champions l'ho visto col Tottenham e col Napoli, ecco. Però per il resto, Coppa Italia usciti col Torino in 10, imbarazzante. Supercoppa Italiana non ne parliamo, sì, non sono trofei che ti fanno gonfiare il petto, ma ragazzi, anche in un contesto di piattume in campionato, una Supercoppa Italiana vinta magari contro l'Inter non mi sarebbe affatto dispiaciuta, così come una Coppa Italia dignitosa. Ecco, a posteriori, certo, se devo sacrificare la Champions League per Coppa Italia non c'è discorso, però non è anche fare troppo quelli con la puzza sotto il naso, quando si parla di vittorie male non fanno, non è che ci sputo sopra, ecco. Quindi anche fare un po' la volpe l'uva alle volte con i trofei, quando tra virgolette non si è nella condizione di fare la volpe l'uva, sai, sono una squadra che è talmente forte che pensa solo al campionato della Champions, se le gioca ad altissimo livello, posso capire che però per quei trofeini non trovo neanche gli stimoli, ma una squadra come noi che siamo in costruzione comunque sia, siamo all'interno di un progetto, più cose porti a casa è meglio è, dal mio punto di vista. Però ancora una stagione da definire, ed è quello che mi tormenta, perché forse martedì avremo una risposta, perché se invece la Champions non dovesse regalarci nulla di più rispetto a quello che abbiamo fatto, che è già tanto, ma che purtroppo è stato macchiato, e lo dico macchiato, da una figuraccia internazionale, perché è stata una figuraccia quella che abbiamo fatto con l'Inter, che è stata vista da tanta gente, perché le semifinali di Champions le guardano tutti, in tutti i paesi, e il Milan è stato preso a pallonata. E quindi fa una brutta figura, dà una brutta immagine. Adesso Gerrard, che certamente non è il giocatore che amo di più per il suo passato a Liverpool, però nella sua schiettezza ha detto una cosa vera, cioè il Milan ha fatto, sembrava una squadra non da Champions. È possibile che una squadra che ha fatto così bene prima vada alla fine, quello che rimarrà, se il Milan dovesse chiudere la spesa in Champions, nella testa di spettatori che apparentemente non si saranno visti i quarti e gli ottavi, ma la semifinale magari sì, è un Milan che dice: ma chi è questa squadra? E aggiungiamoci che poi in finale ci va l'Inter, e aggiungiamoci che se vince, ragazzi, vi immaginate qua a Milano i caroselli degli interisti che vincono con Suning che è in disarmo,
Champions League e che vanno in carrozza, si qualificano tra le prime quattro e l'anno prossimo vanno a giocare la Supercoppa italiana perché comunque finiscono in seconda posizione e vanno a giocare magari la Supercoppa europea. Ragazzi, una roba, un incubo occhi aperti, un incubo, sarebbe un incubo occhi aperti, ma sapete, quando le cose vanno male c'è sempre spazio perché vanno peggio. Quindi io da una parte ho questi incubi, questi flash di atroci in cui mi immagino in Festa Duomo Çalhanoğlu che con un mega bandierone con scritto karma, voi che mi pigliate per il culo, ecco, vedete, ho fatto bene andare all'Inter a vincere la Champions League, cose di questo tipo. Il Milan disastrato, fuori dalle coppe, preso per il culo con i cugini, una roba che rimarrà poi negli anni, perché se il Milan verrà buttato fuori, se dovesse poi finire bene la Champions, allora non lo vedo molto probabile, perché Real e Manchester City non è che sono proprio delle comparse, però sarebbe una roba che ti rimane all'Istanbul, dove noi abbiamo tanto vissuto una tragedia sportiva, loro vanno a trionfare. Sarebbe, davvero, quest'anno si è messa la casualità, ha voluto che ci fossero degli elementi di tragicommedia nella stagione, pazzeschi. Però al tempo stesso poi pensi, ma se noi li battessimo, cosa potrebbe essere? Magari poi andando in finale noi vincendola. Adesso non voglio parlare di probabilità o meno, lì sarebbe l'apoteosi in una stagione dove ti sembra tutt'altro che un Milan che possa vincere la Champions League, e ancora potenzialmente si può fare, certo che le probabilità sono poche, diciamocelo. E in quell'ottica sarebbe un'estasi suprema. Certo è, e questa è un'altra riflessione che ho fatto, che adesso poi la Roma domani, brutto da dire, ma sperai che faccia meno punti possibili, e non volevo più sinceramente occuparmi della Roma, ma adesso se vince va a pari punti nostri, i sconti diretti sono pari e, correggetemi se sbaglio, si punta alla differenza reti, che adesso è più 2 per noi, ma se la Roma vince e magari vince con 2 gol di margine, dai 2 gol in su, la Roma può portarsi avanti a noi. E poi le ultime partite della Roma, secondo me, sono fattibili, le nostre invece ci abbiamo di mezzo una Juve. Premesso che anche con lo Sampdoria e Verona, quando scendo, vedendo il mio di adesso, non si sa mai. Però, insomma, non è una bella situazione allo stato attuale. Cioè, se domani la Roma vince, sinceramente la vedo dura e, come dico sempre, Giacomo Garace, evidentemente il Messia o il Profeta, d'ora in poi rinominato da me il Profeta o il Messia, ci aveva visto lungo a sto punto e io non ci capisco un cazzo di calcio, non so che dirvi, ragazzi. Mai me lo sarei immaginato, sinceramente, in questo momento, di immaginarmi così in Milan. Nel bene e nel male, nel potenziale positivo e nel potenziale negativo, perché anche, l'ho detto, c'è anche, anche se con poche probabilità, un potenziale positivo pazzesco, che cancellerebbe tutto. C'è una roba, un'ipotesi positiva che vi ho raccontato di quel tipo, cancellerebbe tutto, 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 tutto il resto, diventerebbe una stagione da 10 per quella roba lì. Però poi si parla di cose concrete, al di là degli episodi, comunque bisogna pensare al progetto. Noi abbiamo sempre parlato del Milan perché, in maniera positiva, perché io lo penso, siamo all'interno di un progetto sportivo, no? Poi si viene a pensare, cioè, il nostro è un progetto e ci stanno dando questi risultati, altre squadre non hanno un progetto, vivono alla giornata, campano i parametri zero e stipendi altissimi, e poi magari comunque sia ridendo e scherzando, l'anno scorso si beccano Coppa Italia, Supercoppa Italiana, certo l'abbiamo preso lo scudetto, l'anno prima però l'avevano vinto loro, l'anno prima con Conte, e quest'anno comunque, se dovesse andare fino ai Champions, con comunque una Supercoppa Italiana, con una probabile Coppa Italia che vinceranno, fanno il tripletino, il tripletino potenziale per l'Inter. Ecco. Dal mio punto di vista, se dovesse andare male, la peggiore delle ipotesi, Milan non va in finale e non si qualifica all'Europa, alla Champions League, beh ragazzi, a quel punto è una macchina che si è inceppata. E per inceppata intendo tutto il meccanismo, tutti messi in gioco. Io sinceramente, forse Pioli tra tutti gli elementi, personalmente quello di cui, pur con le colpe, perché sappiamo che anche, più che colpe, errori, perché colpe è un termine forse pesante, che non è giustizia, comunque un uomo che lavora e cerca di fare il meglio per il Milan, però gli errori ne ha fatti tanti, secondo me
probabilmente, ma ne ha fatti tanti anche chi ha fatto un mercato che non ha portato niente. Io ci credevo, lo fate anche noi tifosi, molti dei tifosi sui canali, io parlo bene, probabilmente anche altri, penso anche al Tringa, che abbiamo valutato all'inizio in maniera positiva il mercato, poi in realtà tutti ci siamo presi un abbaglio, noi, probabilmente la proprietà, nel pensare che Milan potesse essere a un certo livello, e lo pensavamo tutti dopo una vittoria di un campionato meritata, tutti noi tifosi pensavamo che Milan fosse una squadra di un altro livello. Inizio anno diciamo il Milan lo vince in carrozza il campionato, con più punti di distacco, e invece è andata come è andata. Tutti bisognerà dire ok, come quando si fa in fisica, quando ci sono i passi in avanti nella fisica, tipo quando c'è stata la grande, diciamo, rivoluzione di Newton, che ha messo da parte quella che era la fisica che pensavamo fosse giusta. Ecco, forse bisogna ripensare un po' tutto, ripensare a un valore di una rosa, ripensare al momento di un progetto e ripensare ai protagonisti del progetto, perché a quel punto lasciare degli elementi di staticità è molto pericoloso, perché poi può anche mettere bene tutto il contorno, ma se lasci degli elementi depotenzianti diventa difficile. Per esempio i giocatori che non portano nulla, ragazzi, sì, dici prendo quelli buoni, quelli li metto un po' da parte, no, a quel punto se hanno creato una stagione così tossica bisogna pulirsi dalle tossine, anche se alle volte può sembrare un esercizio di stile, ma va fatto dal mio punto di vista. Così come anche Pioli, pur non ritenendolo io sicuramente il principale colpevole della stagione, o quello che ha fatto per ora, assolutamente no, perché ci metto in primis i giocatori, perché anche se noi il mercato non l'abbiamo fatto, si è rivelato poco utile, comunque se io mi vedo una partita con la Spezia, anche le riserve, senza essere fenomeni, io anche un Origi, anche un De Ketela, ragazzi, non posso pensare che non possa tenere testa a fare una partita dignitosa con lo Spezia. Evidentemente i calciatori sono colpevoli di prestazioni al di sotto delle loro possibilità, pur non essendo dei fenomeni, perché posso capire che con l'Inter un De Ketela viene mangiato vivo, ma con lo Spezia, voglio, porca miseria, anche con le seconde linee abbiamo una squadra sulla carta, il tema è questo, sulla carta superiore. E Pioli, dicevo, sa che cambiasse la squadra e il mercato, secondo me, quando arrivi a un momento di staticità e di stallo, e siccome Pioli ormai mi sembra abbia esaurito le energie dell'effetto moltiplicatore, che è tipico degli allenatori, per come la vedo io, gli allenatori sono sostanzialmente dei moltiplicatori. L'elemento chiave è il montante dato dalla somma del valore della rosa della squadra. Se poi ha un allenatore motivato, in crescita, competente, il valore viene moltiplicato per un coefficiente che è il moltiplicatore, che è l'allenatore nel punto di vista, che lo fa rendere un po' di più. E poi pian piano, però, questo effetto è matematico, cioè non matematico no, però sulla base dell'esperienza empirica di tutti gli allenatori, anche dei più grandi, il ciclo è un qualcosa che ha un apice e poi una discesa più o meno lenta, ma ce l'ha. Alla luce di quello che stiamo vedendo, se dovesse andare, come vi ho detto, la stagione, è evidente che siamo in una fase discendente, è evidente che questa fase non può più risalire, perché non si è mai visto gli allenatori che hanno vinto e poi hanno avuto tracolli in basso importanti e poi sono riusciti di nuovo a vincere con la stessa squadra. Non è mai capitato, trovatemene uno e sarò lieto di sorprendermi, ma banalmente anche con Ancelotti, che ci ha fatto vincere cose meravigliose, poi c'è stata una parte di discesa con Sacchi, con lo stesso Capello, che quando è tornato infatti ormai ha fatto una delle stagioni peggiori della storia del Milan, 97, tanto che aveva una rosa pazzesca, una rosa pazzesca sulla carta, aveva Kluivert, Weah, aveva Leonardo, aveva ai tempi Zighe, Ratzinger, che poi ha fatto un'ottima carriera al Barcellona, ha fatto un mercato sontuoso, pazzesco, forse uno dei mercati più clamorosi che Milan avesse mai fatto, Ibrahim Ba, che poi però in realtà non ha portato risultati.
e con cappello oltretutto. Però quando si capisce che sia una fase di discesa di allenatore, secondo me non c'è poco da fare. Vuol dire che l'effetto moltiplicatore va quasi ad azzerarsi, cioè quel moltiplicatore diventa zero, se diventa zero ti annulla l'effetto, capito? O ti va addirittura in negativo. Quindi se dovesse andare come andare, bisognerà dal mio punto di vista cambiare anche Pioli, senza, ripeto, responsabilizzarlo il fatto di aver avuto le maggiori colpe quest'anno, assolutamente no. Così come dal punto di vista dovrebbe essere molto rivalutata la posizione di Maldini, perché se così fosse l'errore di mercato o di Devassara è stato macroscopico, cioè davvero si è buttata via un'intera annata di acquisti, tralasciando ciao. Quindi o li si affianca qualcuno o li si fa una stegliata o li si cerca di capire cosa non ha funzionato e perché. Questi sono gli elementi che ci hanno fatto valutare De Ketelaer un giocatore da 35 milioni. Certo, c'è sempre da dire che qua c'è il tema della proprietà, che se tu hai una sola fish o la va la spacca, cioè magari se Maldini avesse avuto la possibilità di fare tre acquisti da 35 milioni o che ne so, uno da 35 e due da 20, magari con questa possibilità magari uno lo canni e altri due li fai giusti, o due ne canni e uno lo fa giusto. Se è una sola fish, lì il rischio è o la va o la spacca. Anche questo è un tema, l'ho già detto in un altro video. Qui c'è anche il tema della proprietà, che dà probabilmente anche delle fish così stimizzite che ogni volta dobbiamo fare il mercato perfetto, perché non avendo grandi quantità e possibilità, perché noi non possiamo prenderci giocatori che si sa già che sono forti, non li possiamo prendere. Siete d'accordo con questa cosa? Noi giocatori che si sa già che diano delle garanzie di un certo tipo, non li possiamo prendere. Se sono nel loro pieno della carriera, non li possiamo prendere. Li possiamo prendere verso la fine della carriera, ma anche lì è un giocatore che dà garanzie, se è preso in un momento di fine carriera, poi va a discendere la prestazione. No? Perché un Giroud c'era tante soddisfazioni, ma per forza di cosa andrà in calare. Da quando l'abbiamo preso, il top l'ha dato l'anno scorso. C'è poco da fare. Quest'anno è andato molto bene, ma un po' meno dell'anno scorso. E l'anno prossimo presumibilmente andrà un po' meno. Così come anche un Arnautovic è forte, ma andrà a decrescere, no? Eccoci. Per quanto dia garanzie. Oppure possiamo prendere le scommesse, cioè giocatori da 8-10 milioni che poi magari ti fanno il salto, ma non sempre, e quest'anno abbiamo visto che non è andata bene. Quindi le fish sono anche poche, anche quello è un tema, cioè anche la società deve mettersi a ragionare che con una disponibilità così limitata di soldi devi essere un mago a fare il mercato, perché hai pochi soldi e quindi o prendi i giovani, che sono spesso scommesse, o giocatori sulla via del tramonto, giocatori affidabili sulla via del tramonto. Non puoi permetterti giocatori forti che danno garanzia, nel pieno e stabilmente garanzia. E anche questo è un tema, Quindi insomma, tanti temi sul tavolo, volevo un po' condividerli con voi, anche per un po', come si dice, stare insieme, fare una terapia di gruppo e di riflessione. Vi mando come sempre un abbraccio e alla prossima.